Parliamo di geoingegneria e lo facciamo collegandoci con il già sottufficiale dell'Aeronautica Militare Roberto Nuzzo. Ben trovato. Salve, grazie a voi per l'invito. Innanzitutto parliamo delle dichiarazioni del dottor Giovanni Ghirga, membro dell'ISDE Italia, in occasione dell'Excellence in Pediatrics Conference. Ha parlato della tecnica di geoingegneria solare mediante l'iniezione nella bassa stratosfera di ossidi di alluminio sotto forma di aerosol, che secondo lui rappresenterebbero una grave minaccia per i bambini. Che cosa è emerso? Sì, continuiamo in questo nostro percorso per la ricerca della verità sulla geoingegneria, siamo all'appuntamento numero 23. Nello specifico il dottor Ghirga è un componente della ISDE, Italia International Society Doctors Environment, che è un'associazione no profit dei medici dell'ambiente che mantiene la narrazione sul riscaldamento climatico, giusto per intenderci. Lui il 17 dicembre 2020, in occasione della conferenza denominata Excellence in Pediatrics Conference, disse delle cose che lasciò in realtà tutti di stucco. E leggo testualmente: la geoingegneria solare che utilizza aerosol di ossido di alluminio nella stratosfera, che è una seria minaccia per la salute mentale globale dei bambini. L'iniezione di aerosol di polveri fili di alluminio iniettate nella bassa stratosfera al fine di riflettere parte dei raggi solari e ridurre temporaneamente la temperatura terrestre è una tecnica di geoingegneria che ha come scopo quello di mitigare i danni causati dal riscaldamento globale. Come vedete, mantiene la narrazione, diciamo, del riscaldamento. L'alluminio è stato incluso tra le 200 sostanze chimiche neurotossiche che stanno silenziosamente erodendo l'intelligenza, modificando il comportamento e mettendo a rischio il futuro dei bambini. Questa è chiamata la pandemia silenziosa da sostanze tossiche, la quale compromette un normale sviluppo neurologico dei bambini. Facciamo l'appello a tutte le mamme affinché ascoltino le parole del professor Ghirga e si adoperino nei confronti del governo per chiedere una moratoria allo stop della geoingegneria, che qualche sindaco osa dire che sono fake news e falsità. Cambiamo argomento, ieri sera ne abbiamo parlato anche con il biologo Venturini, tutta l'Italia, le regioni italiane sono toccate in giorni diversi, negli scorsi giorni, dalla neve, anche le isole come la Sicilia e la Sardegna, ma anche all'estero il Giappone e poi ancora la Cina con meno 53 gradi centigradi. Sì, mi aggiungo a quanto ha detto l'esperto ieri, evidentemente lui è più, diciamo, informato di me, ma io mi voglio solo soffermare, diciamo, su questa curiosità della Cina, che praticamente dal 22 gennaio è stata una giornata storica, e meno 53 gradi nel territorio cinese che ha battuto il nuovo record del freddo, quello del Fujian, nel 51,5, meno 51 gradi. E questo risaliva a 75 anni fa. Questo avviene nello stesso giorno in cui si vede un'altra località piomba a meno 50, ma poi anche coinvolta la Corea del Nord, quella del Sud, Giappone, Taiwan e persino il deserto del Sahara. Quindi questo fantomatico riscaldamento climatico fa acqua da tutte le parti, questa narrazione si sta smontando da sola. E quando noi abbiamo parlato dell'era glaciale in arrivo il 14 dicembre scorso, che ancora le temperature non miti ci hanno presi per pazzi, oggi qualcuno si sta rendendo conto evidentemente che poi alla fine la verità la diciamo sempre. Cambiamento climatico, qualcuno ha puntato il dito contro i flati e le deiezioni delle mucche che sono accusati di essere un po' parte della causa. Che cosa ne pensa? Una fake news? No, che fake news, questa sembra una barzelletta, ma l'ha detto quel tecnico di computer che si chiama Bill Gates in occasione del suo viaggio in Australia nell'ambito, diciamo, di questa narrazione che sta portando nel mondo e che sta, diciamo, accusando le mucche di essere responsabili del riscaldamento climatico. Lui dice che sta finanziando una startup che spera di combattere appunto le flautolenze delle mucche che emettono metano. Il gas metano, secondo lui, è uno dei principali fattori del riscaldamento globale e quindi bisogna intervenire in qualche modo. Io mi domando a questo punto se non penserà di emettere delle tasse e delle multe anche per tutti gli esseri viventi che purtroppo sono soggetti a questo tipo di attività. Sembra una barzelletta, ma è verità. Cioè, attenzione che questa è la stessa persona che ha
imposto la cultura, diciamo, della narrazione di cui sappiamo tutti quanti del virus di Di Maio. Quindi stiamo attenti, le fake news le dice lui magari. Grazie Roberto Nuzzo per essere stato con noi. Grazie a voi, alla prossima.